No, non necessariamente. Come dicevo prima, l'autonomia del sindacato è un bene che va difeso sempre e comunque. E questo è un bellissimo esercizio di autonomia. Poi bisogna evitare tutte le volte che c'è una grande manifestazione di immaginare che dietro ci sia un'ipotesi di assetto politico. Io sono stato tormentato dai vostri colleghi di allora perché mi dicevano: ma poi fai il partito del lavoro? No, non avevo in mente di fare nessun partito, come dimostrato, non avevo intenzione di cambiare partito. Il mestiere del sindacato è questo ed è bene che venga fatto così.